Benvenuti a questa lezione che fa parte del nostro percorso formativo inserito nella piattaforma dedicata all'iniziativa Il censimento permanente sui banchi di scuola. Io mi chiamo Francesca e sono un'amica di Pop. L'iniziativa che siamo qui a presentare, appunto il censimento permanente sui banchi di scuola, è inserito all'interno della campagna di comunicazione dei censimenti permanenti e in particolare nel censimento della popolazione e dell'abitazione. Questo è un progetto che è stato realizzato in collaborazione con il MIUR. Perché realizzare un'iniziativa sul censimento permanente della popolazione e delle abitazioni? I censimenti rappresentano uno strumento fondamentale per la collettività, una fonte di dati ricchissima che ci consente di conoscere e comprendere il nostro paese, il territorio in cui viviamo, la società tutta. Questa è la ragione per la quale abbiamo pensato di realizzare un progetto di tipo informativo e formativo destinato direttamente alle scuole. Il primo censimento dell'Italia Unita risale al 1861, ma è solo nel 1926 che l'Istat ha il compito di occuparsi dei censimenti e allora si chiamava Istituto Centrale di Statistica. Fino al 2018 il censimento si è svolto a cadenza decennale. Sicuramente i vostri genitori e i vostri nonni si ricorderanno il censimento del 2011, quello è stato l'ultimo anno che ha avuto una cadenza decennale. Dal 2018 il censimento diventa permanente. Ma cosa significa permanente? Innanzitutto vuol dire che è svolto a cadenza annuale su un campione circoscritto di famiglie e inoltre vuol dire che vengono presi in considerazione anche dei dati provenienti da fonti amministrative. Il tutto per dare una restituzione di tipo censuario. In ragione dell'importanza di questa operazione, l'Istat ha pensato di realizzare un'iniziativa dedicata proprio a voi studenti e in particolare alle classi di due ordini di studio, la terza e la quarta e la quinta elementare e la prima, la seconda e la terza media. Il tema scelto per questa iniziativa è censimento e territorio, una tematica sicuramente molto vicina a ciascuno di noi. Ai fini della realizzazione dei vostri elaborati, l'Istat ha pensato a un percorso formativo inserito dentro un kit che potranno utilizzare i vostri insegnanti in aula, che troverete nella piattaforma scuola.censimentogiornodopogiorno.it. Questo materiale formativo è composto di 4 moduli. I primi 2 moduli sono uguali per ordine scolastico e sono destinati direttamente agli insegnanti. Saranno loro a riportarli in aula in base alla classe che si troveranno di fronte. Il modulo 1 è un'introduzione sui censimenti, un'introduzione di tipo storico e racconta che cosa sono i censimenti dalla preistoria fino ai giorni nostri. All'interno del modulo 1 troverete proprio 2 video destinati a voi studenti, uno per le scuole elementari in cui compare Pop che avrete sicuramente già conosciuto e uno per le scuole medie. Il modulo 2 invece narra a che cosa servono i dati, perché i dati ci consentono di leggere e comprendere meglio la realtà che ci circonda. Nel modulo 3 e nel modulo 4, che sono differenziati per ordine scolastico, troverete le chiavi per poter realizzare i vostri elaborati. Nel modulo 3 voi troverete una serie di dati che vi serviranno per raccontare il vostro territorio. Questi dati sono accorpati per percorsi tematici, il percorso popolazione, il percorso salute e società, il percorso ambiente e territorio e il percorso tempo libero. Per le scuole medie sono stati pensati anche dei tutorial di tipo grafico affinché gli studenti possano essere in grado anche da soli di utilizzare 2 banche dati molto interessanti che l'Istat ha realizzato, 8000 Census e l'Atlante Statistico dei Comuni. Tutto questo materiale è messo a disposizione per voi per aiutarvi a raccontare il vostro territorio. Il modulo 4 invece vi servirà per capire come a partire dai dati è possibile realizzare un prodotto di comunicazione. Ad aiutarvi in tutta questa operazione ci sarà una segreteria organizzativa che potrete contattare tramite l'indirizzo email censimento.scuola@istat.it. Mi raccomando, partecipate, la scadenza si avvicina. Il 28 febbraio dovrete consegnare tutti i vostri elaborati. Quindi se avete qualsiasi dubbio non esitate a scriverci e potremo sicuramente aiutarvi a concludere il vostro elaborato. Vi aspetta una grande festa. Ci sarà al termine di questo lavoro una giuria di esperti che valuterà i progetti migliori. E i 2 progetti migliori, uno per la scuola elementare e uno per la scuola media, saranno pubblicati sul nostro sito.
Le prossime due lezioni saranno un ulteriore aiuto affinché voi possiate concludere il vostro lavoro. È possibile costruire un bel prodotto da vedere che aiuti a comprendere meglio il contenuto a partire dall'informazione statistica. A presto e buon lavoro!